Ciao, benvenuto ad un nuovo video. Visto che il video precedente riguardo le creature giganti è stato visto tante volte, abbiamo deciso di crearne un altro. Come saprai, ci sono tanti posti sulla Terra che devono essere esplorati e chissà, può darsi che ci sono delle creature che non sono state ancora scoperte. Oggi ti mostreremo 10 creature giganti che sono state catturate dalle telecamere. Lascia a te la scelta di crederci o meno. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. Il Lermelagan Fliot è una creatura mitica con un'apparenza di serpente che tante persone dicono che vive vicino al lago islandese di Lagafljot. Secondo la leggenda, questa creatura è stata vista per la prima volta nel 1345. I locali pensano che questa creatura sia un Loch Ness islandese e nonostante alcuni pensano che esista, altri pensano che sia solamente un mito. Finché un uomo, nel 2012, è riuscito a catturare qualcosa con la sua telecamera e assomigliava molto al Vermelagan Fliot. Alcune persone erano piuttosto scettiche, ma non riuscivano a spiegare cos'altro potrebbe essere. Secondo gli esperti che hanno studiato le immagini, il mostro a quanto pare era lungo 12 metri, ma ci sono alcune persone che pensano che il Lagafljot potesse arrivare anche a 60 metri. Gli scettici pensano che sia una rete da pesca, ma il modo in cui la creatura si muove è piuttosto realistica secondo me. Numero 9. Il video seguente di un'enorme creatura che si trova sotto ad una cascata è stato fatto da qualche parte nelle montagne in Indonesia. Diversi articoli pensano che sia l'avvistamento di un Bigfoot. Il Bigfoot, come avrai sicuramente sentito, è un'enorme scimmia che può camminare su due piedi e abita nelle foreste americane e canadesi. Alcuni ricercatori pensano che sia estinto da tempo, mentre altri pensano che sia ancora tra noi. Sfortunatamente, le immagini video non sono chiare, ma secondo alcuni esperti, a quanto pare non sono state modificate. A quanto pare la creatura aveva una grandezza di 2,5 metri e viveva nella foresta densa che si trovava lì vicino, ma non è stato mai più osservato fino ad oggi. Cosa pensi che sia il soggetto della telecamera? Fammelo sapere nei commenti. Numero 8. Un cittadino della città di Santa Fe in Argentina ha incontrato una creatura nel 2018 e l'ha descritta come metà uomo e metà cane. Secondo la storia, la creatura a quanto pare camminava per le strade quando ha incontrato altri due cani. Però la creatura a quanto pare era un po' troppo forte e i due cani hanno perso la sfida. L'uomo è riuscito a scattare velocemente un'immagine prima che scomparisse, senza farsi mai più vedere. Secondo gli esperti che hanno studiato l'immagine, la creatura arrivava a 2,1 metri di grandezza. Alcune persone pensano che potrebbe essere un cammello, mentre altri pensano anche che potrebbe essere la creatura mitica Chupacabra. Cosa faresti se incontrassi una creatura del genere? Io probabilmente scapperei il più velocemente possibile. Numero 7. Il video seguente che ho trovato parla di una strana creatura volante che è stata registrata in Shanghai, la più grande città in Cina. A quanto pare c'era una specie di intervista da parte di un telegiornale locale. Ad un certo punto una creatura vola sullo sfondo e quando l'intervistatore lo vede urla «Cos'è quello?». Le due persone si girano, ma ormai era troppo tardi, visto che la creatura era scomparsa. Alcune persone nei commenti l'hanno confrontata con la creatura Zerg, un personaggio fittizio del gioco per computer StarCraft. Questo Zerg a quanto pare è stato catturato dalle telecamere di una dashcam di una macchina durante la notte in una foresta. Potrebbe essere anche un'animazione digitale creata a computer, ma chissà se queste persone hanno veramente catturato una strana creatura che volava nel cielo. Sarebbe piuttosto terrificante. Numero 6. Quando stavo cercando delle creature giganti catturate dalle telecamere, ho trovato alcune immagini di una creatura che assomiglia al Godzilla. Godzilla è un mostro assomigliante ad un dinosauro che appare in diversi film e serie TV. Possibile che questa creatura esista nella vita reale? Secondo il video seguente, un uomo a quanto pare ha catturato un Godzilla con la sua telecamera in una città sconosciuta in Spagna. L'uomo si stava rilassando nella sua casa vacanza quando a un certo punto ha visto un'enorme creatura che camminava verso l'oceano. So cosa stai pensando. È falso, vero? Probabilmente sì. Però nel folklore giapponese questo posto viene chiamato il Gojira ed è conosciuto per razziare città come Tokyo-Osaka.
Possibile che questo uomo abbia catturato un Godzilla con la sua telecamera nella vita reale? Lascia a te scegliere se crederci o meno. Numero 5. Lo Slenderman è un personaggio che proviene da un forum di internet del 2009 come creepypasta. È conosciuto per avere delle braccia lunghe e gli piace guardare le persone, soprattutto i bambini. Da quel momento, diversi avvistamenti di Slenderman sono capitati nel mondo e alcune persone hanno iniziato a dubitare del fatto che esiste nella vita reale. Nel video seguente, uno youtuber inglese ci dice di aver comprato una nuova bicicletta e voleva provarla. Dopo un po' si vede una figura alta che cammina nello sfondo vicino al campo e assomiglia molto allo Slenderman. Una macchina che corre lì vicino vede anche lui la figura e avvisa il ragazzo che c'è qualcuno che lo sta guardando. A quel punto la figura era già scomparsa, ma quando il ragazzo più tardi ha visto le immagini è rimasto scioccato. Possibile che questa sia la prova che lo Slenderman esista nella vita reale? Cosa ne pensi? Fammelo sapere nei commenti. Numero 4. Il Ningen a quanto pare una creatura sottomarina che raggiunge una grandezza dai 20 ai 30 metri e vive nell'oceano Antartico. Secondo vecchie storie, questa creatura a quanto pare è stata osservata diverse volte dall'equipaggio di alcune navi di ricerca. Nonostante non ci siano prove del fatto che esista, potrebbe essere possibile. Dopotutto, l'intero continente dell'Antartica non è stato ancora scoperto, quindi chissà. Il Ningen è la parola giapponese per umano e proviene dal folklore giapponese moderno. Ci sono diverse foto di questa creatura che circolano su internet, inclusa una di Google Maps, che a quanto pare è proprio il Ningen. Ma c'è anche un video che circola dell'anno 2006 che alcune persone pensano che sia una prova dell'esistenza della creatura. Gli scettici dicono che il video è falso e che il Ningen è probabilmente solamente una balena bianca o qualche altro tipo di mostro oceanico. Sfortunatamente, ad oggi rimane ancora un mistero del fatto che esista o meno. Numero 3. Il video seguente a quanto pare proviene dal 2013 ed è stato registrato da qualche parte in Russia. Sfortunatamente ci sono poche informazioni al riguardo, ma come puoi vedere, una macchina si trova in mezzo alla città, finché ad un certo punto la strada di fronte a lei si apre, ma ciò che ne esce fuori è piuttosto inquietante. Un'enorme creatura con delle ali giganti emerge dal terreno. Secondo alcune persone, questa creatura assomiglia molto a Muto, un mostro gigante visto per la prima volta nel film di Godzilla del 2014. Altre persone pensano che il video è reale, ma che la creatura è stata animata a computer. Ciò che è noto è che due persone che si trovano a sinistra della strada sono piuttosto spaventate, quindi rende il video piuttosto credibile. Ovviamente può darsi pure che questa clip proviene da un film, ma non sono riuscito a trovarne niente al riguardo e sfortunatamente questa è l'unica informazione che ti posso dare, quindi dovrai decidere tu se pensi che questo video sia vero o meno. Numero 2. Durante una tempesta a South Haven, un posto nello stato americano del Michigan, un uomo chiamato Tim Wenzel ha trovato una strana creatura misteriosa che a quanto pare stava nuotando vicino al molo. Sfortunatamente le immagini non sono molto chiare, ma secondo diverse persone a quanto pare si tratta di Bessie. Bessie è un mostro marino assomigliante ad un serpente di circa 12 metri ed è stato trovato per la prima volta in Michigan nel 1793. Da quel momento ci sono stati diversi avvistamenti nell'area in cui delle persone ammettono di aver visto un enorme mostro marino. Quindi alcuni pensano che questa enorme creatura misteriosa sia proprio Bessie. Alcune persone pensano che sia uno storione, però non possono diventare così grandi, quindi ad oggi rimane ancora un mistero su cosa sia questa creatura, ma penso sia piuttosto chiaro del fatto che ci sono ancora diversi mostri marini che si trovano nelle nostre acque. Numero 1. Il video seguente di un enorme ragno è stato registrato in una telecamera nel 2010 a Rogzonica, un municipato in Croazia. Nel video ci viene detto che probabilmente è stato un esperimento sui ragni o che le radiazioni nell'acqua hanno causato la crescita di questo ragno. Quando il ragno gigante esce da dietro alla collina, tante persone corrono spaventate. Anche tutti gli animali nell'aria iniziano a correre. Il governo manda subito una notifica di emergenza e dice che le persone devono subito abbandonare le loro case il più velocemente possibile. Però alcuni pescatori si sono arrabbiati perché stavano pescando e il ragno ha fatto correre via tutti i pesci. Anche l'esercito è arrivato, ma non poteva fare molto perché il ragno era troppo grande.
Secondo alcune persone nei commenti, a quanto pare il ragno potrebbe essere reale, mentre altri pensano che il ragno è stato animato a computer. Pensi che queste creature esistano o hai mai incontrato qualche creatura strana? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.